Salve amici e buon anno a tutti. Dopo la pausa per le feste di Natale, rieccoci qui con una nuova lezione SIT. Io e Tiramisù siamo pronti per un nuovo anno e per tante novità che ci aspettano su SIT in vostra compagnia. Salve amici e buon anno a tutti. Buon anno Tiramisù, come stai? Tutto bene, e tu? Tutto bene, grazie. Com'è passato queste feste? Sei rimasto qui in Italia? Certo che sono rimasto qui in Italia, il mio primo Natale in Italia, e ho fatto un po' di cose. Ah, bene, che cosa hai fatto di bello? Allora, ho mangiato tanti dolci, panettoni, pandoro, struffoli, rococò, pan pepato. Ah, immagino sarai ingrassato tanto, no? Hai messo un po' di chili in questi giorni. Veramente no, perché noi extraterrestri non ingrassiamo mai, abbiamo un metabolismo molto veloce. Wow, che invidia! Quindi potete mangiare tutto quello che volete senza ingrassare? Sì, certo. Allora, che cosa hai fatto a parte mangiare? Ho visitato un po' di posti. Sono andato in Basilicata, a Matera, a vedere i sassi. E poi ho visto la mostra dei presepi a San Gregorio Armeno a Napoli e ho visitato i mercatini di Natale in Trentino. Che bello, no? Posti meravigliosi? Sì, stupendi. Allora, amici, siamo qui per una nuova lezione SIT e per cominciare un nuovo argomento. Guardiamo un po' di cosa parliamo oggi. Esatto amici, oggi parliamo di quei verbi che al passato prossimo prendono il doppio ausiliare, essere e avere. Avete sentito che cosa ha detto Tiramisù? Tiramisù, per favore, puoi ripetere che cosa hai detto, i verbi che hai detto al passato prossimo nella tua descrizione? Certo, sono andato, ho visto, ho visitato. Bene, andare vuole il verbo essere, quindi sono andato, sono andata perché è un verbo di movimento andare. Vedere e visitare vogliono invece avere, quindi ho visto, ho visitato. Ma quali sono i verbi che prendono il verbo essere e il verbo avere al passato prossimo? Guardiamo un po' insieme questi esempi e cerchiamo di capire insieme. Leggiamo queste frasi. Bene, Tiramisù, allora, quali sono questi verbi? Sì, allora, finire, cominciare e passare. Perfetto. Allora, andiamo ad analizzare insieme. L'insegnante ha finito la lezione. La lezione è finita. Cominciare. Ieri i miei colleghi hanno cominciato un nuovo progetto. Il film è cominciato alle 20:30. Passare. Io ho passato queste feste con la mia famiglia. In questo caso passare significa trascorrere del tempo, passare del tempo. La settimana scorsa io sono passato da te. Qui il verbo passare significa venire, quindi è un verbo di movimento. Allora, qual è la regola? La regola è abbastanza semplice. Quando nella frase, nella struttura della frase, abbiamo due elementi, qualcuno più qualcosa, quindi un soggetto e un oggetto, usiamo avere. Quando invece abbiamo qualcuno oppure qualcosa con funzione di soggetto, usiamo essere. Quindi vedete, qui abbiamo l'insegnante qualcuno, la lezione qualcosa con il verbo avere. La lezione qualcosa con funzione di soggetto, verbo essere. I miei colleghi qualcuno, un nuovo progetto qualcosa. Ausiliare avere. Il film qualcosa, quindi abbiamo solo qualcosa, solo un elemento, in questo caso il film è soggetto. Ausiliare essere. Passare io, qualcuno, queste feste, qualcosa, abbiamo l'ausiliare avere. La settimana scorsa io, qualcuno, sono passato da te. Qui abbiamo il
io con funzione, diciamo, di soggetto qualcuno e quindi ausiliare essere. Bene, adesso facciamo un'altra attività insieme. Ci sono altri verbi che usano essere e avere. Proviamo a completare queste frasi con il verbo corretto. Essere o avere? Allora, qual è l'ausiliare? Analizziamo insieme. Bene amici, tutto chiaro? Certo, chiarissimo. Perfetto, per oggi ci fermiamo qui. Io e Tiramisù vi aspettiamo su SIT per leggere insieme gli appunti SIT e fare le attività interattive e praticare questi verbi con il doppio ausiliare al passato prossimo, essere e A avere. presto, amici, e ricordate, su SIT pratichi l'italiano tutto l'anno. Perfetto, ciao e a presto.